È una scarcerazione che pesa quella di Orazio De Stefano. Arriva su decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che, facendo proprio una sentenza di annullamento della Cassazione, ha disposto che il noto boss uscisse di prigione. De Stefano era stato arrestato nel maggio scorso con l'accusa di associazione mafiosa ed estorsione continuata nell'inchiesta Trash, che aveva evidenziato le mire dell''ndrangheta nella gestione dei rifiuti e le infiltrazioni nella società in-house Fata Morgana. Ed è un rincorrersi di arresti e scarcerazioni a caratterizzare da sempre il casato di Archi. Prima di essere ucciso nell'agguato che diede avvio alla seconda guerra di 'Ndrangheta, il capo storico della famiglia, Paolo De Stefano, fu fermato addirittura dalle autorità francesi. Colui che mise le scarpe regine, per dirla con le parole del figlio Giuseppe, riuscì ad avere eredi di forte caratura criminale. Proprio Orazio prese le redini dalla metà degli anni Ottanta per dividere poi lo scettro con il nipote Giuseppe, arrestato nel dicembre 2008 e designato quale successore e capocrimine. Una leadership talmente forte da creare non poche frizioni con lo stesso Orazio, molto più vicino all'ala de Tegano. Continua a rimanere in cella invece Paolo Rosario De Stefano, arrestato nel 2009 mentre si trovava in vacanza a Taormina con la famiglia e successivamente scarcerato prima di finire nuovamente in carcere nell'inchiesta Trash. Chi ha riacquistato da poco la libertà è Carmine De Stefano, uomo dal basso profilo ma dalla caratura criminale notevole, oggi probabilmente il vero capo operativo della famiglia. Dimitri, il figlio più piccolo di Paolo De Stefano, da sempre ritenuto estraneo agli affari illeciti di famiglia e personaggio molto noto nella movida regina, è stato condannato in primo grado a 15 anni di prigione nel processo Gotha, così come l'anziano cugino Giorgio, avvocato e consigliere della Cosca, che di anni in cella ne dovrà trascorrere 20. Consolato Minniti per la CNews 24.